Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo video vlog. Questo vlog sarà molto speciale, infatti voglio fare questa intro da sola. I miei genitori quest'anno compiono 30 anni di matrimonio, quindi si sono sposati 30 anni fa. E in 30 anni, quasi, perché io quest'anno ne farò 29 a dicembre, non abbiamo mai fatto una vacanza di famiglia insieme al di fuori dell'Italia. Al di fuori di casa dei nonni materni, campeggio dei nonni paterni, mai. Non ci sono mai state le possibilità economiche, non abbiamo mai preso un aereo in quattro, non abbiamo mai preso un treno. Amore! Non abbiamo mai preso un treno in quattro, non sono cose che mi sono mancate, non sono mai state cose che io e mia sorella abbiamo chiesto, perché anche se non ci è mai pesato nulla e non ci è mai mancato nulla, c'era già chiara comunque quale fosse la situazione, quindi non ci è mai venuto da chiedere la vacanza ai genitori, anche perché comunque ci piaceva fare le vacanze che facevamo anche con i nonni. Però volevo fare qualcosa di veramente speciale per i 30 anni dei miei genitori e quindi ho pensato di regalarci questo viaggio. Tutti noi quattro, da soli, senza fidanzati, senza neanche i cani, guarda, neanche Buddy è venuto. Ho pensato di portare la mia famiglia in una località marittima perché mi piace tantissimo il mare. Siccome avevamo pochi giorni, ho pensato ad un posto abbastanza vicino e che mi piacesse tanto e che volevo condividere anche con loro, volevo vedere insieme a loro, ovvero Palma de Mallorca. Se vi ricordate, se mi seguite da tempo, ci sono stata già qualche tempo fa e quindi questo è il racconto e il vlog della prima vacanza con la mia famiglia. Raga, per me abbiamo già capito come andrà la vacanza. Abbiamo appena superato i controlli di sicurezza e abbiamo già perso mamma e papà al duty free. Raga, quanto è inutile il duty free dell'andata? Troppo. Cioè, almeno al ritorno magari. Ma nemmeno, sorella, dai. Non bisogna dire quanto mi fa strano vedere le teste dei miei genitori qua. D'albergo, o sbaglio? È incredibile, questo è il mio outfit da viaggio, che è il mio vestito straccio preferito, potete dire quello che volete, io lo amo. E qui subito appena entrate c'è Luces con la doccia. La doccia è bella, grande, e ci sta pure gel, come si chiama, balsamo, shampoo, c'è tutto. Phone, poteva andare peggio, ma poteva andare sicuramente meglio. Queste sono le valigie. Hola. Grazie. Grazie mille. In che parte viene d'Italia? Roma. È Roma? Sì. Buona stanza. Grazie. Ciao. Il letto ha una cosa super carina, ovvero questo che è un... come posso dire? Un telo. Un telo? Plastificato per appoggiare le borse, le valigie, sai, per aprirle. La gente lo fa sempre, però è brutto farlo sul letto. È una cosa intelligente, è la prima volta che lo vedo. Abbiamo questa, queste farfalla, carpe. Pesce. Ah, dici? A me subito, immediatamente pesci. Io danzanti. La e qui dentro? Ah, il frigo è vuoto. E a chi? Ah! Capite che bello? Molto bello, con i lettini. Solo che siamo comunicanti. Ah! Siamo comunicanti con le altre stanze. Non lo sapevo. Forse facciamo a cambio con mamma e papà, sai? Oh, baci! Adesso andiamo a vedere la camera dei nostri genitori e loro vengono a vedere la nostra, così vediamo se fare a cambio. Ma non come non pensate sono, voi. Io sono favorevole. Noi ci prendiamo quella che i nostri genitori non vogliono. Abbiamo vinto. Alla fine è uguale, solo che la parte esterna nostra è più carina. Però a loro non interessa, quindi figuriamoci a noi. Sì. Allora, questo è il nostro primo pranzetto alle 4 di pomeriggio. C'è papà che sta ancora leggendo e cercando di interpretare il menù. Siamo in un posto che si chiama Alfaro Beach, che sta letteralmente dietro il nostro hotel. Io ho preso Pokeball, però penso che levrò i mirtilli perché non ho visto che c'erano. Invece mamma penso si divide con papà anche un panino e poi abbiamo preso anche delle variazioni tapas e Romina ha preso il club sandwich. Secondo me ti ha convinto che c'era l'ovetto. Queso burrata e queso del cavolo con il rosso. Grazie. Bello quello tapas, E siamo al mare. Prima cosa, al mare subito. C'è mia sorella che si è subito buttata. Non so se buttarmi con Romy o aspettare i miei. Oh, adesso siamo venuti all'ottavo piano, alla piscina. Carina.
Beh, devo dire, per essere l'ottavo piano non è neanche troppo alto, non fa molta impressione. Adesso voglio andare lì e vedere se mi fa impressione. Che ci arriva là? Abbiamo detto un metro, dice. Raga, non penso che arriverò lì perché è troppo gelida. No, no, quanto può essere fredda? Beh, è fredda. Ah, però è piccolo, ok. Posso andare? Molto più profondo. Adesso dire, è un metro, c'è scritto. Bello. Quando arrivi così fa troppo strano col piede. Davvero? Ti giuro. Ma c'è tipo paura? No, però è bella, però fa strano. Secondo me è più figo vederlo da sotto. Eh certo. Però è bello, fa un po' strano, eh. Cioè se soffri di vertigini un po' strano fa. Però è bello. Qui stiamo sopra extra. Sopra il nulla. No, esatto. Lì ancora no, se tieni un passo davanti. Qua sì. Dove sto io sì, vai. Cioè, vedi dove finisce il palazzo? Dove finisce il mare. Sì, no, no, noi inizia. Ma qua sotto a me. È così largo. Però penso qua. Eh sì. Allora, sorella, vediamo un po' che cosa c'è. Ma c'è anche tutto questo rumore? Senza rumore. Assunta capozza. E sai che allora lui fa tipo le crepe e le riempi con qualsiasi cosa vuoi. Che è una cosa che potrei fare. Qui c'è tutto l'occorrente per anche insalate. Salse. Oh, che fastidio la luce che dà. Tendere. A me non mi piace niente. Tutto ma va, guarda, c'è un sacco di formaggi che sono la tua passione. A me cacare. La paella, anche se la pizza. Un pochino la proverei, però. Poi c'è il riso bianco. Qua ci sono delle creme di verdure. Pasta e pizza che io eviterei di provare, anche se una fettina comunque si può sempre fare. Ah, qua fanno la pasta proprio. Ah, anche hanno i ravioli lì dietro. No, non sembra male, dai, non sembra male. Calamari, la lasagna e gli spaghetti non li assaggerei neanche se mi pagassero. Per il resto si può fare. Qua ti fanno il pesce sulla piastra e la carne. E invece qua ci sono un bel po' di piatti pronti. Di pesce, carne, verdure, un bel mix. Qua c'è un pesce. Ah sì, i salati? C'è la macchina. Ah no, allora dolci, questo è per il dolce, pure di patata, sì. Beh, che dolce, si vede, no? Si vede, cheesecake. Cioè questa è la zona dolce, del gelato. Stasera siamo usciti, ma poi i nostri genitori sono tornati dopo un po' di camminata in hotel perché molto stanchi. A un certo punto abbiamo appena passato, c'è sul lungomare una via, due vie piene di gente, pub, sembrano varie discoteche all'aperto praticamente, tu ti puoi fermare sono su. Sono proprio penso. Lo sono, sì, diciamo, ti puoi fermare in quella che ti piace più. Solo che rimane troppo vecchia per queste cose. Non è vero. E adesso siamo nella parte dei mercatini. Ne abbiamo appena passati 20 senza guardare minimamente nulla. Adesso magari diamo un'occhiatina. Ma più che altro è il vibe, è il mood più che effettivamente lo shopping. Come i targhetti dei cani? Ecco, questo potrei guardare. Questo stand di tutte borsette di paglia. Ok, adesso entriamo in un'altra via. Hola. E come vedete è parecchio lunga. Raga, mi sto pentendo di non aver preso il monopattino all'andata perché sarebbe fatto molto comodo. Mia sorella traumatizzata da questa parte. No, leva questa cosa, mo ci parlano tutti. Ma che cazzo ti voglio prende? Dialogare con nessuno, questi sono pazzi. Riprendi. Ma no, ci sono pure le famiglie con i passeggini. Ma sono pazzi più di te. Sono pazzi scatenati. Allora, perché è vero, a Palma de Mallorca ci sono queste zone piene, pienissime di tedeschi. Sono delle vie specifiche, cioè voi camminate sul lungomare. Nuovi locali. E vedete sia un sacco di locali. Sì, fidatevi, li riconoscete, cioè si riconoscono queste vie così strapiene. Però sono straturistiche. E sul lungomare ci sono anche dei lidi ogni tanto, qua a Playa de Palma, con un numero così sapete sempre dove siete. Adesso noi siamo arrivati al numero 6. In realtà tipo siamo al numero 11 con il nostro hotel, 13. Romina dice che è il momento di tornare indietro. Ci siamo arresi alla vita da anziane e abbiamo deciso di tornare indietro. In realtà una Romy, bella camminata. Sì, abbiamo fatto una bella camminata e abbiamo raggiunto anche i posti più pieni, ma andando avanti ce ne stavano altri ancora. La verità è che Eleonora non è per niente responsabile. Ma non è vero. Rispetto a me. Non è vero io, proprio. Cioè, lei non si è accorta. Secondo me lo siamo entrambe. Non è che volevo portarti in un locale.
Buongiorno! C'è la nostra fotografa che è venuta da Roma per farci le foto. Siamo oggi a Palma, alla città dell'isola. Alla città della Palma. C'è un tempo un po' nuvoloso, quindi abbiamo approfittato per venire qua a vedere un po' la city. Mia mamma fa tutte foto del viaggio, solo che le fa tutte orizzontali. Quindi poi io non... Le rigiri col cellulare. Sì, orizzontali ormai solo i vlog si possono fare. Adesso andiamo a vedere la cattedrale. Abbiamo preso l'autobus, non l'avevo mai preso, perché quando sono venuta con Nicola avevamo affittato una macchina, quindi non avevo mai preso il bus, ma è super comodo dalla spiaggia a qui, 2 euro, e lo paghi direttamente appena sali alla vista. Alla ricerca di un caffè decente, abbiamo provato Rivareno, che è una catena italiana, e hanno letto Lilli, quindi adesso vediamo. Pronta per sponsorizzare. È italiano, va bene? Italiano. Ah, approvato. Allora, questi sono Avarcas, questo modello, e sono fatti a Menorca. Minorca, che è l'altra isola qua vicino a Mallorca. Allora, abbiamo preso i biglietti, sono 32 euro a testa. Oggi è la taglia, infatti devo cercare anche di accorciare il top, sennò sembro tutta vestita proprio troppo unita di bianco. Sì, ma me lo accorcio. Il treno ci porterà proprio quello del 1929. Eccolo, è il ferrocarril. La parte della locomotiva adesso si sta rigirando. Buonasera. Abbiamo cambiato carrozza, siamo nella primissima. E ci sta una parte in legno e la parte di là in tessuto. Questa è quella più antica. Quella più antica? Sicuro. Io ricordo che di là dove adesso ci sono tipo le poltrone. Le poltrone mi pare fossero molto messe molto peggio quando stavo con Nicola, quindi le hanno rifoderate. Guarda che bello! Che carino! Si ferma anche 3 minuti in questo punto panoramico per fare le foto e guardare dall'alto la città. Siamo arrivati a Sawyer, adesso prendiamo la tramvia per andare al porto. Siamo in questo ristorante al porto di Sawyer, che è un ristorante dove siamo venuti io e Nicola un sacco di tempo fa, e siamo super contenti perché ci hanno fatto sedere anche se erano pieni e sono stati super carini perché ci hanno comunque portato, hanno preso un tavolo per noi. Salsa di olio, pane, olive, e adesso ordiniamo. Allora, abbiamo preso tartar di tonno, che era fuori menù, e il polpo, che è enorme. Infatti dividiamo due antipasti, sono grandissimi, se venite qua. È arrivata la paella nera. Iniziano mamma e papà con questa nera. Buonissima. Ma si sente il sé nero di seppia, tanto? Sì. Per adesso il nome non credo sia più colorato, ma è buonissima. Bellissima, tutta caramellata. Sì. Sette volte gli hai fatto. Dillo. Il video. Gli ho fatto il video 7 volte. Cioè, è sempre la stessa. E quindi sei ripetitiva. Questa è la piazzetta di Sawyer e questa è la cattedrale, credo, di San Bartolomeo. Quello mio padre che sta finendo la granita al limone buonissima che abbiamo preso al forno di San Cristo, che trovate non solo qui a Sawyer ma anche a Palma proprio, e se andate dovete assolutamente prendere la granita mandorla, per me la mia prefe, buona anche quella al limone, hanno teoricamente solo questi due, ma hanno anche la crema di caffè buonissima, è come quella italiana ma è più forte il caffè ed è meno zuccherata. Volevamo fare uno scherzo ai miei perché praticamente per questa zona, ovvero l'ottavo piano con la piscina, chiude alle 10 di sera rispetto alla piscina sotto, chiude alle 7, si può raggiungere soltanto da un ascensore e soltanto mettendo la chiave. Il Romino mi ha detto: vabbè, intanto andiamo al piano 7 e poi da lì aspettiamo l'ottavo, cioè aspettiamo l'ascensore di sinistra. E dice papà, ho detto no, non lo aspettiamo direttamente qua giù, quindi il Romino intanto saremo al settimo. Entriamo tutte casate, mettiamo la chiave, no? E scende giù al piano zero, quindi poi ci ritroviamo davanti. Solo che avevamo letto, forse non lo so, forse non sappiamo leggere,
che c'era live music nella terrazza. Invece no, c'è live music ma è sempre giù al piano terra. Un ragazzo sta suonando cover con la chitarra. Forse non sappiamo leggere. Raga, io vorrei solo andare a dormire. I miei vogliono bere. Mostrati, mostrati che vuoi bere pure tu. Lui è il primo che vuole bere. Tranne te, c'è anche un amico qua che sta cantando. E quello doveva cantare su un piscino. Comunque questo albergo ci sembra troppo il Marbella, quello di Jane the Virgin. C'è manca solo Rafael Solano. Ma poi sarà che hanno anche queste divise con quel tocco di verde acqua? Al Marbella. Ma poi raga, sì, cioè sta via Marbella. Si sì, sta a Marbella. Buongiorno. Oggi ultimo giorno pieno qui. E abbiamo deciso di vivere un po' più nella parte relax. In particolare oggi è il giorno dell'anniversario dei miei genitori. E fanno 30 anni di matrimonio. Contati i passi dall'hotel al mare e sono 60 passi. Io e mia sorella ci siamo spostate in la piscina. Vero? Vero? Perché ci siamo spostate in piscina? Perché è stata un'idea dei nostri genitori. Chi? Li vedete? Ci hanno abbandonato. Mezz'ora che devono ancora arrivare. Io non so se in questa vacanza noi siamo i genitori o siamo le figlie. Devo dire però che ne vale la pena perché ancora non eravamo state più in piscina ed è molto bella. Ecco, ci hanno risposto. Stiamo tornando. Volete dove siamo andati? Comunque, costumi. Hai detto Calzedonia? Sì. Molto approvato, ha detto. E invece ho preso questo da Eliofilia. Eliofilia, che è un brand di ragazze che lavorano sui social, in particolare Alice De Tonni, Seco e Annalisa. E un'altra ragazza, si chiama sempre Alice. E ho preso sia questo sia un altro burro, ma mi stava malissimo per il mio fisico. Questo carino, sì, mi fa le tette schiacciate, ma il modello, cioè, mi piace così. Un po' anni 40-50, la giornata è un po' più relax style. Come vi dicevo, oggi fanno 30 anni di matrimonio i miei genitori. Ah! Un anno esatto fa io e Nicola abbiamo preso Babi. E due anni esatti fa io e Nicola abbiamo preso Bri. Praticamente oggi l'unica che festeggia sono io. Sei te, oh, devi inventare qualcosa. Vabbè, oggi sei come? Beh, oggi è ne viene un uccelletto. Per favore. Por favor. Por favor. Io sinceramente vorrei insistere per prendere i sup al mare. Vediamo se ci riuscirò. Ok, sup. Think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's all straight, gotta flip it and get it and go and get an x-ray. What's wrong with me? What's out of you down? My chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Che brava! Comunque ce la vedo un po' surfista, mamma. Come non detto perché è appena caduta. Allora, è passata un'ora. A parte che giro su sto coso, sennò. Ma male che c'è Papi. Fortunato. Mia sorella sta sentendo TikTok sulla Marvel. Ma è un video YouTube. Ah, YouTube, brava. Prima mi ha detto una cosa bella, ha detto: voglio prepararmi come te. Con te come tutto te. Quello che fai te. Quindi vai in doccia intanto. 10 minuti. Devo vedere il video su WandaVision. Un attimo, ti prego. Guarda che è lunga, prepararsi come me. Sì, ma tu ti lavi in troppo tempo. Eh no, c'è il tempo di posa della maschera pure. Che maschera? Doccia fatta, sono anche la ridentità del viso, ci facciamo un po' di maschere. Sì, ma io non ci vedo che ogni volta fai tutta sta cazzo di pratica. Tutte le volte, però dopo che prendo il sole la maschera viso, la sheet mask la uso, anzi, io sono una che in inverno le usa veramente poco le sheet mask perché mi fanno un po' freddo al viso. Quindi l'estate è il momento in cui lo uso. Quindi adesso a Romino ne prenderò una che, cioè ne darò una che ho preso in Corea
e io ne indosserò un'altra. Diciamo che ho sempre preso in Corea, che in realtà la devo testare quest'altra. Quella che ti do l'ho già testata e mi era piaciuta molto. Ti do le certezze. Ora se me la sistemo per bene. Questa qui è rosa. Ma rosa sono mostri. Grazie, grazie. Grazie. Palesemente una fetta di mortadella in faccia. No, oh, così complicato. Sono davvero in reale difficoltà. Adesso è il verso. Sì. Mamma mia, che freschezza. Aiutami. Ok, ci siamo, eh. Wow, che bellezza. Che bello. Scusa, a me non ci si risporcano i capelli. No. Noi stiamo così 10 minuti e chiacchieriamo da vita. 10 minuti. Sì. Non vale, la tua è più bella da vedere. Io sembra che mi sono rifatta il naso e mo so post operatorio. La tua è classica. La tua è bella, guarda, da vicino non sembra. Cioè, dal vivo sei più terribile. Però da lì sei meglio. Ok, Rami, ti volevo dire che siamo ufficialmente in ritardo. Abbiamo 40 minuti per fare tutto, quindi non ce la faremo mai. Adesso togliamo le sheet mask e tutto quello che rimane lo massaggiamo sul viso. Beh, abbiamo finito. No, non abbiamo finito. Adesso ci dobbiamo vestire e poi braccia e gambe, se rimangono scoperte entrambe. Nel mio caso sì, perché ho già deciso di mettere i pantaloncini corti e un top. Andiamo a mettere una, anche qua in realtà, décolleté. Andiamo a mettere una cosa che ho portato qui per evitare che si rompesse perché l'ho imbarcato, ed è il Glow Edition Body Oil di Freshly Cosmetics, che conoscete ormai a memoria. Questo è uno nuovo, ho deciso di portarlo nuovo per questa occasione. Effettivamente lo dovrebbe stare anche a mamma, sarebbe molto carino. Vabbè, tanto ce lo mettiamo noi. Mi sono messa qui proprio davanti la piscina, così vi faccio vedere per bene l'effetto. Prima lo sbatto un pochino in modo tale che tutti quanti gli oli che sono nella formula si scegrano per bene. E ok, inizio con due pump e mezzo. Madonna mia, ora è estate, ora è estate. Ah, vabbè. Metto anche un po' sul piedino davanti, perché appunto metterò una scarpa aperta. E lascia tutti questi micro, delle micro pagliuzze, micro brillantini oro. Va anche a dare un leggero colorito, diciamo va a ravvivarlo, soprattutto se già vi abbronzate. Enfatizza tantissimo l'abbronzatura, va a dare tonicità. Poi se volete acquistare sul sito di Freshly è sempre attivo il codice The Lady, che vi dà il 25% di sconto su questo e su tutti quanti i prodotti. Non è un codice affiliato, però lavoro con Freshly da parecchio tempo. Guardate che differenza. Vado a fare anche di qua. Madonna, comunque non mi chiedete perché ho sempre dei lividi. Cioè io sbatto in continuazione, sono una persona strasbadata. Ok, anche qua. E non lo vado a mettere solo davanti, anche se è un po' più difficile da far vedere, ma per la parte di dietro ne metto un po' sulla mano e poi vado a fare dietro. La parte bella poi del Glow Edition ha tante cose belle, tanti aspetti positivi. Adesso lo metto anche nella parte superiore. Però è che non è soltanto estetico, cioè perché ovviamente la parte estetica l'ho fatta vedere quanto è bella sotto al sole, immaginate anche sotto le luci della città, in discoteca, vi fa sembrare comunque a prescindere più toniche, più tonici, però poi con questa parte del brillantino è proprio troppo bella. Io mi sto continuamente a guardare le gambe sotto al sole, sembra che veramente io sia stata baciata da il re sole. Comunque, a parte questo, non è soltanto estetico, ma va anche veramente a nutrire. Contiene 12 oli vegetali e i glitterini, che solitamente nel make-up e in generale nella cosmesi sono fatti di plastica, sono naturali in questo caso. Sono delle miche naturali. Mi piace tantissimo anche, come sapete, il loro olio, quello che dà un aspetto tonico, va leggermente sempre a dare un aspetto dorato e allo stesso modo nutre, va a rendere la pelle elastica, previene le smagliature, 3000 cose. Questo qui, diciamo che oltre ad avere quei benefici, dà questo effetto di brillantino e quindi io lo trovo bellissimo quando devo uscire, soprattutto la sera e ovviamente in estate. Quindi in inverno, quando sono tutta coperta, utilizzo l'altro. Ed ecco anche le mie braccia. Romina si metterà tipo dei pantaloni lunghi, quindi lo sta mettendo solo nella parte superiore. Mettine di più. Don't be scared. Tu non fai mai lo step della crema, del... No. Terribile. E adesso farò un make-up molto veloce.
vado a tirarmi su i capelli qua davanti. Questi ormai io me ne parto sempre in viaggio, le mollettine. Dove sta il sole? Il tuo? Ma sta tutta la luce. T'ho detto, guarda che bello. Ma è tutta la luce cambia. Vai a vedere sotto al sole. Hai visto? Che buono. Non le alzo troppo perché non ho poi tempo di fare un make-up molto molto importante sugli occhi. Però così un pochino per non averle depresse. Poi vado a mettere un pochino di primer, anche se c'è già il siero di prima, quindi ne metto pochino. E invece nella zona T vado a mettere un pore filler. Ti voglio alzare un pochino le sopracciglia, così non ti rompo come l'altro giorno. Che stavo soltanto tanto tu le rompi sempre. Che c'ho le sopracciglia all'ingiù depresse. Perché le dai? Perché le rompo sempre. E mo che devo fare? No, io faccio. Ma non mi devo mettere delle creme? Mi spacco il tuo panico. E mo che devo fare? Sì, perché te fai così sempre. Ti ricordi quando mi hai insegnato a mettermi le ciglia finte? Hai detto, iai, le metto io. E poi invece... E poi vai lì, vai, tieni, queste sono le ciglia, fallo da sola, io ti supervisiono. Almeno hai imparato. Ho capito, ma... Carine, quando, eh? Sembro... Non è vero, è sempre lupo luce, tranquilla. Brava, mi veniva, l'ho fatta saperlo. Perché lo dicono tutti, ma non è vero. E se te le fai verso tutte verso l'alto, sì, ma così, belle... aperte, non hai problema. Se senti di aver bisogno di primer, questo. Che vuol dire? Come faccio a saperlo se ne ho bisogno? Ti tocchi la pelle, c'è ancora il siero di prima? Sì. Ce n'è tanto? Stai a posto? Parecchio. Allora va bene. Questo invece è per la zona T, ma tu non hai la pelle grassa? No. Io non so se metto qua il correttore. Mi fai del male fisico. Questo è quello che bella fare. Mia. È quello che volevo fare. Guarda, non è troppo scuro. Stai scorticando la pelle. Vuol dire che allora sotto non sei incremata sul collo? No. Troppo tardi. Io vado a mettere questo di Huda. Un corallillo. Ecco, bella, no? Il mio rossetto preferito del momento, Fawn di Cash. Ho anche questo qui di Cash. Vado, metto eyeliner. E sono riuscita in 5 minuti a fare il mio signature makeup di quest'anno, di quest'estate, raga. Oggi ho voluto provare a mettere solo 3 brillantini, quindi a farlo più piccolino. Faccio la riga di eyeliner e poi metto i brillantini dello stesso colore sopra. Di solito ne metto 4. L'altra volta ne ho messi 5 e non mi sono piaciuti, sono troppi perché non ho un occhio particolarmente lungo. 3 mi piacciono molto. Ho fatto 3 perché in realtà non avevo tempo, quindi era un po' a caso, però mi piacciono. Mi piace. Poi l'azzurro, devo dire, quando lo faccio mi piace sempre. Forse è il mio preferito tra tutti. Questo è l'outfit. Easy, alla fine sto mettendo sempre queste scarpine, sono di Quanticlo. L'altra volta ho visto sul sito, ci sono ancora, ma forse non nere, questi qua. Oh, vi siete abbronzati, siete un po' rossi, eh? Io e Romina abbiamo una missione, vorremmo andare a cena all'Hard Rock Café. Noi ci andremo. Vedremo se ci riusciamo. Adesso papà si è fermato che aveva voglia di una birra, qui. Vabbè, che ovviamente la vendono un po' ovunque. È molto carino, mi piace passeggiare per Mallorca, è veramente... Dove ti giri carina. Sì, è sempre questo colorino giallino, no? Il make up oggi sta veramente una bomba, sta resistendo benissimo perché sto facendo anche dei test di alcuni prodotti e devo dire che oggi molto meglio dell'altro giorno che avevo il rosa, ma è anche come ho messo l'eyeliner. E vabbè, il mio signature make up mi fa sempre sentire super confident. Lo devo fare anche su di te. No, a me non mi piace questa per cosa. Il prossimo concerto dove andiamo insieme? Da bianco, ce lo facciamo bianco? No, io mi metto il vestito fucsia. Ma Blanco ha detto di vestirsi di bianco e di nero. Ah, l'ha detto? Sì, c'è allora il dress code. Allora io di nero. E di bianco. Sono tipo quasi le 9 e c'è ancora un sacco di sole. Siamo finiti a Plaza di Spagna e stiamo decidendo dove andare a mangiare. Ieri che siamo venuti in realtà in un orario normale, era tutto ok. Adesso la sera a Plaza di Spagna è piena di drogati, gente ubriaca, gente completamente persa, quindi non ve lo consiglio. Tra l'altro non vi perdete nulla di cibo perché a Plaza di Spagna c'è tipo McDonald's, Burger King, Taco Bell, eccetera. Raga, vi devo raccontare questa. A parte che abbiamo fatto le valigie, purtroppo siamo già pronte per andare via, non siamo riusciti neanche a cenare nell'Hard Rock, ma ok. Madame, la cantante, ha messo un TikTok dicendo che appunto Disco d'Oro, sì, l'eccezione è diventata Disco d'Oro. E io l'ho commentato dicendo tipo domani festeggiamo perché domani c'è il suo concerto a Roma. E tipo Romina prima stavamo qui e mi fa, ma hai visto che ha messo mi piace?
No, non me ne ero accorta. Sì, mi è uscito Piace al Creator. Che bello! Sono veramente contenta. Infatti sto ripassando le canzoni perché non so tutti i testi, soprattutto le parti non dei ritornelli, no? Continuo a studiare un po' di testi e mi addormento. Domani penso che voglio assolutamente fare una biciclettata sul lungomare perché mi manca troppo. Cioè, ci sono delle cose che mi piace veramente tanto fare. Una di queste è prendere la bicicletta e andare nel posto che sto visitando. Può essere anche il monopattino, ma la bicicletta preferisco, a meno che non si tratta di una mountain bike, che odio. E così posso fix un altro punto della mia summer bucket list, che era fare una biciclettata. Ultima colazione. Non so se provare la salata. No. Oggi. Se fare tipo sì, vabbè, prego. Ho deciso di usare, ragazzi. Thank you. Adesso formaggio e prosciutto e poco poco di questo. Hola. Sono andata a recuperare gli occhiali in camera perché volevo fare una foto con questi scarpini. Raga, ce l'ho fatta. Allora, in realtà viene tipo 10 per un giorno, però detto mese era solo un'ora. E me l'ha messa a 5. Ok, gracias. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's... Cioè, non ci credo che sto spuntando biciclettata, tra l'altro in Spagna. Così random. Che bello, non potete capire quanto mi piace andare in bici. Però quanto mi piace andare in bici in zone tranquille. Vero che a Roma c'è la ciclabile, però comunque non è la stessa cosa. Cioè, qua proprio tutte le palme di... Allora, sarà solo difficile farmi una foto. L'avrei dovuta chiedere a mia sorella prima di lasciarla girare per i souvenir shop. Voglio prendere qualche regalino. E ovviamente, come avete visto, questo è il cellino, quello da passeggio. No, quelle mountain bike orrende. La Graziella, che tra l'altro era la bici che avevo quando ero più piccola e stavo al campeggio. Raga, per me è tutto. Cioè, è liberatorio quasi andare in bici. Per me, non so perché. E questa qui poi ha le marce. Ah, sto tipo in quarta, ecco perché. Sto facendo un po' troppa attività fisica per i miei gusti. Ma dai, qua non c'ero arrivata a piedi. Che cos'è sto mega park? Non so cosa sia, sarà una discoteca? Comunque, se siete in un posto, il miglior modo per scoprire che cosa c'è davanti, dietro, vicino, è in bici. Adesso sono passata davanti a un beach club stupendo. Cioè, che la sera sarà sicuramente pieno di gente. È una roba tipo qualcosa con un dinosauro, non lo so. E adesso vedo anche zone, non solo d'hotel, ma anche di case vacanze probabilmente. Sono al balneario 4, quindi non me ne mancano tanti. Il mare è sempre stupendo, a me piace moltissimo. Ecco lei, mountain bike, coraggiosa per me. Dopo attenta ricerca posso confermare che su questa spiaggia, su questo lungomare, dal balneario all'incirca 3 al 6-7 è dove c'è più casino, dove ci sono più tedeschi, è pieno, c'è quella discoteca che vi ho fatto vedere prima, ci sono ripassate, è palesemente una discoteca anche molto bella all'interno, tutto sbirciato. Sfascio, ecco, se volete sfascio dal balneario 3 al 6-7. Dopo, quindi 8, 9, 10, sono molto più family friendly, tranquilli, bella spiaggia, bei posti dove mangiare, non sfascio, però ci si arriva camminando se poi uno lo vuole. Io preferisco dove abbiamo alloggiato noi, quindi appunto intorno al balneario, che è 10, 11, quelli là. L'unica cosa che non ho fatto, oltre a prendere il monopattino, ma vabbè, preferivo la bici, è il Palma Aquarium, che mi piace tantissimo, in questa zona qui intendo, perché poi... diciamo che io non vivo tantissimo i miei, no? Vivendo da sola da tanti anni, non li vivo 24 ore su 24. Per il lavoro che fanno non stiamo tantissimo tempo insieme, ci vediamo ma per dei pranzi, quindi non usciamo a fare dei giri, a camminare. Quindi ho scoperto, meno male in questa vacanza, che come tutti si cresce e quindi non hanno una... non resistenza a camminare, proprio hanno, cominciano ad avere... quelli che si chiamano gli acciacchi. Andare nelle cale, grazie a Dio non ci siamo andati, ecco, perché già camminare così su una strada assolutamente bellissima e tenuta molto bene, dopo 15-20 minuti, ancora di più dopo ovviamente mezz'ora, cioè più aumenta il tempo, più vedi e
che fanno proprio fatica per magari incidenti, cose che hanno avuto quando erano anche più giovani, no? Lo strappo muscolare e questo e quell'altro, che poi quando cresci con l'età comunque magari sono in parte ti porti dietro, insomma dopo un po' vedo che non riescono a camminare, che ne so, 2 ore come faccio io. Quindi per fortuna non siamo andati nelle cale, che sono però la cosa più bella se parliamo della natura di Palma de Mallorca, cioè di Mallorca in generale, dell'isola, perché sono stupende. Se voi le cercate anche su Google Immagini, Cala de Smoro, sono proprio delle insenature naturali meravigliose. Però cosa succede? Tu innanzitutto ci devi andare, e ok, avremmo affittato una macchina, quella era l'idea se avessimo voluto fare questa cosa un giorno. Però non ti porta alla cala, cioè tu devi parcheggiare in alto e sicuramente devi arrivare anche presto, altrimenti è tutto pieno, e poi tu devi fare tutto in discesa e al ritorno tutto in salita, ma di tutta strada completamente sterrata, cioè devi proprio scendere, quindi comunque c'è anche, sai, il rischio di cadere, mettere male il piede e questo e quell'altro. Col senno di poi, avendo visto ieri la difficoltà nel camminare nella città di Palma dopo un tot di tempo, ho pensato meno male che non siamo andati nelle cale, peccato perché erano molto belle. Però avevamo anche 3 giorni, oggi si riparte, cioè oggi non potevamo fare nulla se non stare qui intorno. Chi vuole prendere l'ultimo sole, chi vuole prendere i souvenir, chi vuole fare la sua biciclettata. E niente, adesso dopo si parte. Tra mezz'ora devo già ridare la bici. Cioè, io non ve le riprendo in continuazione, ma ci sono distese infinite di spiaggia libera. Ma quando mai in Italia questa cosa? Mai. Cioè, sono almeno dove vado io, sì, ma sia nel Lazio. Cioè, è veramente difficile, veramente raro. Ci sono delle spiagge libere. Cioè, qui ancora non è finita. Ancora non è finita, è strapieno. L'unica cosa che mi dispiace è che c'è scritto che non accettano cani. Invece ho notato che Mallorca è una isola e Palma è una città piena di canetti. Ne hanno visti parecchi ieri. Ciao stanzina, vista mare e piscina. Con queste sdraio. Stiamo salutando la camera. Adios. Sono stata l'eccezione delle regole del mondo. Ma raga, quando pensi che non può andare peggio, può sempre andare peggio, questa è la verità. L'aereo ha fatto ritardo. Di quanto? No, non ha senso. Mezz'ora. Sì, siamo partiti. Poco più di mezz'ora all'atterraggio, perché comunque un po' ha recuperato in volo. C'è uno sciopero dei taxi, ma proprio, cioè a volte c'è sciopero, però non tutti aderiscono, no? Oggi tutti. Tutti? Non c'è un taxi in aeroporto, quindi siamo in un bus che ci porterà a Roma Termini per la modica cifra di 7 euro l'uno, e poi da Termini a me non conviene, casa mia non è ben collegata proprio con la metro, soprattutto se devi andare a piedi con le valigie, quindi andrò dai miei che sono ben collegati con la metro, e da lì macchina per casa mia e poi diretta al concerto. Quando ai concerti vi vogliono dare le cose per la coreografia, occhio, perché vogliono sempre far pagare. Gli unici sono i Coldplay, che veramente pagano loro per le scenografie. Veramente? Sì, e ti danno questo braccialetto che poi veramente tutti quanti sono connessi e si accendono con tutte delle luci. TS invece hanno il light stick. Stiamo andando al concerto di Madonna. Che bel tramonto. Ah, posso dire il mio festival musicale preferito forse. Ma io spero che non lo faccia qua, raga, il concerto. Spero che sia di là. Per questo è il palco più piccolo. Questi sono tutti i concerti di quest'estate. Ora può iniziare ufficialmente il nostro radio. Decisamente. Birretta a Dochino. Debra spritz, Debra. Sì, io spritz. Sì, perché a me non piace la birra, quindi sono la signorina dello spritz. Stiamo facendo la fila per le patatine. Comunque una cosa bella del rock in Roma è questa, che se vuoi te lo vedi così, mangiando, bevendo, sì, semplice. Questo bici così. E poi vai sotto palco. Questo gioco si chiama il confessionale. Vi spiego brevemente le regole. Allora, è vietato dire cose che non sono da confessionale, cioè è un confessionale in cui voi confessate apertamente una cosa che tendenzialmente non direste. Tanto se siete qua vuol dire che un po' non vi vergognate. Quindi siete pronti a fare il gioco del confessionale? Andiamo, ragazzi. Tanto qui dentro, come dico sempre, cioè è un posto un po', capito, è un posto un po' magico, un po' diverso, in cui in realtà nessuno vi giudica. Da piccolina hai usato il doccino.
te la vado. Beh, chi è che non l'ha usato su chiunque? Doccini, angoli, di qua, di là. Non l'hai mai detto a nessuno. È la prima volta. Ti chiami? Serena. Vai, Serena. È lesbica! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Auguri, amore, auguri. La sera dopo che ti sei lasciata, sei andata con un altro subito. La sera stessa? Brava! Sono d'accordo. Brava. Scusa, nel momento in cui un contratto si scioglie, sei libera, no? Hai sbagliato delle cose e vuoi chiederle scusa? Dovrebbe farlo? Chiedile scusa, ho capito. Falle vedere che ti interessa di lei, falle vedere che ti scusi con lei. Allora, sono tutti con te stasera, tutti che ti supportano. Domani mattina lo facciamo, va bene? Dai, ti auguro in bocca al lupo. Grazie a te. Hai qualcun altro? Vai. Sì. Ci siamo dichiarati con le tue canzoni. Sentimi. Ed è stato il tuo coming out. Wow. Non ho capito. Alla tua amica piace il DJ. Estremo, amore! Concerto finito! Yeah! Adesso la mia amica ci riporta a casa. Oh, sono proprio contenta di essere andata a questo concerto. Anche io, cioè sapevamo veramente la maggior, cioè quasi tutto. Sì, quasi tutto. E poi bella, cioè lei super super carina, brava. Sì. È stato carinissimo il momento quello delle confessioni. Ma è una cosa un po' particolare, capito? Anche per entrare un po' in empatia, bello. Sono anche cose che puoi fare solo ai primi concerti. Sì, certo. E quindi è stato bello esserci. Molto bello. Brava, bello. Franci. Ti amiamo. Abbiamo deciso di diventare amichette. Quindi sì. Se vedrai mai questo video, diventiamo amichette. Andiamo a bere insieme, signora. Adesso ci mettiamo i Maneskin, che è il prossimo concerto. Ci dobbiamo preparare perché non vorremmo mai arrivare impreparate. E lì è tosta. È lì è tosta perché tosta. Comunque va un bel ripassone. Allora, per me non è molto tosta, sì, ma vediamo. Tu più di me, sì, sì. Adesso vediamo con la radio. Ma è proprio finito il vlog? Eh sì, chiudiamo con il vlog. E allora mi raccomando, vi aspetto su Instagram, TikTok. Qui sotto c'è il bottone per iscriversi al canale. E c'è un video che forse non avete visto. Quindi andatelo a vedere. Adesso dobbiamo chiudere perché dai, però vedete la strada. Ah, cavolo, sì. Vabbè, ciao Ame.